Ah, ma Magello è sto freddo. Allora, dice che viene più freddo ancora. Sì, no, più che altro io dico, è possibile in mezzo a tanta gente morire di freddo. Ma che scherzi, tanto. Ma l'indifferenza che ma c'è. Ma poi viene più freddo adesso, sentito? Sì, a parte che viene, ma c'era il bar aperto, poteva entrare lì. Non stare in strada. Io dovevo venire là, ma la neve ci sta tutto. Sì, è venuta. Lo so. L'altro giorno. Eh? L'altro giorno è venuta. Chi? La neve. La neve, è pieno di neve. Dov'hai? Dov'hai? Dovevo andare là, al mio, magari. Poi adesso ne viene altra. Ma t'ho pensato sempre, però non... Non preoccuparti. Non posso, non ti porta la gente qua a neve, capito? Sì, ma non ti preoccupare. Saluto a tuo marito, a tutti quanti del radio. Voglio bene a tutti, uguale al generale anche che mi saluta, lo saluto lo stesso. Ma il generale... Ho fatto qualcosa, no? Prima no, mi risponde anche per sapere come stava col freddo, no? Sì, mi ma si è dimenticato. Si è dimenticato. No, uno no, tutte le volte... Le volte salutavo la signora alla casa, ma non risponde più. Vabbè, non va niente per una volta, ma solo che voglio bene a tutti. E auguro la salute a tutti, questo tempaccio è una cosa che la gente sta male. E là in giro l'influenza. Sì, sì. Perciò speriamo, dobbiamo stare attenti. Che viene più freddo ancora. Speriamo di no. L'ha detto oggi, ma non lo so. E che vogliare... Bene, saluto a tutti, voglio bene a tutti. I nomi non li faccio, auguri a Salvo che... Tanti auguri. E a te, tuo marito e tutti della radio, voglio bene a tutti, al generale, sì. La moglie, insomma non mi viene... Non mi vengono i nomi perché sto un po'... Ma tu devi Sarina, devi stare Anetta, la Stupre, tutti, poi adesso dico i nomi, ci lascio quell'altro e mi dispiace. Perché voglio bene a tutti. Certo. Anche Odoagro mi piace quando entra. Speriamo che entri stasera. Magari entrassi. Mi piace sentirlo. Ti fa fare un sorriso. Sì, ecco. Vabbè, se no qua a Magella. Se ne sta. Va bene, Ella, come stai tu? Bene. Se la te è freddo pure, eh? Insomma, che ci vuoi fare? C'è la neve, sì. È appena adesso. È quasi andata via tutta. Saluti tuo marito e tutti quanti della radio. E voglio bene a tutti. Ecco, guardando il cielo, lo guardate anche voi, lì ci sto io che vengo. Sì, non c'è nemmeno una stella. No. Stanotte. E a me quando non c'è le stelle sto un po' giù. Ma... Perché è bello vedere... Sì, ma ci sono le nuvole, che sono necessarie anche... Certo, proprio che il vettore proprio di fronte, Bello. Non c'è niente altro, vedo proprio pulito, però sì. Delle volte scuro, c'è sta certi nuvoloni e delle volte mi piace il tramonto quando ci sta la luna del sole su al vettore. In inverno, perciò... Ti saluto e saluto a tutti, voglio bene a tutti. Un abbraccio, Isaura. Ciao, saluto a te. Sì, ciao. Ciao. Salutiamo Isaura. Non devi essere triste, stai tranquilla, non... Ecco, vediamo la prossima. Pronto? Prontolo. Gina, ciao. Ciao. Casa tra Juve. Non lo so. Ma tu sei stata fino a te a Carbò. Io sono stata qui e quell'altro è dall'altra parte. È finita la partita? Penso di sì. Però non gliel'ho chiesto, è venuto qua, tu lo sai perché, e non gliel'ho chiesto. Vabbè, la salutava stasera, le stelle non può vedere. No, gli ho detto, penso che ha perso perché l'ho sentito due volte strillà, e allora... Ma si arrabbiano tanto per la vita. Ma io non se ne mettavamo, capito?
capito? Perché dipende come tira l'aria, capito? Sì, sì. Infatti stasera non gliela faccio, come fa male una gamba. È il tempo, tante volte. Non lo risenti? Non risenti il tempo quando viene cattivo? Tanto. Per questo. Tu che dici? Scusa. Prego. Che dici, Gina? Quel signore che è stato trovato morto per il freddo, 50 anni. Ascoltate io. Non l'hai ascoltato? No. Il telegiornale di oggi l'ha riportato. Non lo so sentito. Scusate, magari o va così là o in giro. In bagno, E allora no, non l'ho ho sentito a te perché ne parlavate voi altri. Ne parlavi tu un cocco. Sì. Io dico, le strutture, non c'è niente che possa aiutare queste persone sole. Ma almeno fai che capannuccio, mette una stufa anche a sì, ma ci sono le gasolio. Sì, ci sono le Caritas e dove vanno queste persone a dormire, eccetera. C'è un sacerdote. È un periodo che li raccoglieva e li portava in queste strutture, li faceva lavare, mangiare, poi dava un letto. Non so, a Fermo mi sembra. A Fermo mi pare che stai io verso Lupone. Da Sassatelli, qualcosa così. Casa di riposo. Sì, sì. Sì, i vestiti puliti, li fanno lavare tutto. E allora sta a vedere queste persone che poi stava vicino a un bar, così hanno detto. E allora le persone prendevano il caffè tutti tranquilli e quello lì sotto una coperta che moriva. Siamo incoscienti. Ah, questo è vero. Sì, sì. E che vuoi fare la vita, figlia? È questa. Un po' queste persone. Mi fa una tendezza quando senti questo, perché se ne sente tante. Sì, queste hanno scelto da soli di fare quella vita solitaria, in giro. Ma io penso che... Senza regole. Ci sta sempre un motivo, capito? La conseguenza di qualche dispiacere, non so, una famiglia di via, oppure tante cose è rimasto senza casa, senza lavoro, le cose ne sono tante, no. Ed è brutto. La vita, figlia, state ben ben all'inferno, con lo freddo. Infatti, è poi... Almeno c'è, ma io dico una cosa, c'è tanta terra, che c'è anche il Vaticano, sì. E dalla credenziati se la va da loro. Ma io c'è penso... un pezzo di terra e loro ce la ecco, capito? Sai, andare... C'è anche un capannone per loro, c'è pure le case popolari. E invece le tene in solo. Ma vedi? Alla tena. Per mettere su una struttura simile ci vogliono i soldi e il lavoro non c'è. Come si fa a pagare? Sì, ma anche per esempio un po' lo Stato, un po' il Vaticano. Un po' il comune perché di residenza. Se case, anche camere e cucina. Acquisti adesso magari con camera e cucina anche tu per solo tre mette una brandina là. A proposito di stanze, adesso hanno inventato in città di affittare una stanza, capito, della casa. Dice io non vado avanti, non so pagare, non ho niente per pagare la casa.
affitto, qualcosa ricavo. Capito? È poco tutto se niente. Che hai? Ciao Gina, è terminato il tempo. Un salutone a te, buon ascolto. 0734 96 353. E vediamo la prossima. Pronto? Capito, Cinaute. Siamo prossimi al traguardo, è tutto ok, Cinaute. Saluto, perché sono ritornato, vediamo se si per salutare i Sauri. Certo, perché adesso per esempio il prossimo che arriva, o la prossima, io e Cinaute saluta, chi è? Ecco. E se no dice Cinaute mi ha salutato. Se non faccio un elenco di tutti, guarda, ecco. No, Isauro, ma ci sentiamo qualche volta, quando non risponde deve essere non ci siamo in casa, capito? Ma io ti penso sempre, no? Ma adesso il generale esce. Non esageriamo, prego? Il generale esce adesso. Esco, sì, esco molto, domani per esempio devo andare a Bari, e dopo domani devo andare a Macerata, capito? Ma penso sempre, io penso, capito? Poi stasera ho mandato, dopo ritorniamo a quell'argomento, quella che è importante, sì. E ti ringrazio. Ho inviato un messaggino perché adesso mi sono modernizzato. L'unico modo di trattare praticamente una donna alla pari, sì, è di desiderarla come un uomo, come faceva Noella praticamente. Ecco quindi bisogna, Noella è come uomo e donna, capito? Sì. È tutto, mi riempie proprio la vita, quindi cioè, rispetto. Allora, dopo purtroppo non posso seguire più e vado, sono comandato naturalmente al talamo nuziale, così si dice, no? Bisogna andare a letto. Sì, no, ma la vita matrimoniale del latino diceva Teresa, tu mi dai una cosa e te non un'altra. Quindi ha nominato Salvo, io stasera l'ho sentito, Salvo. Ciao Salvo. Salvo stasera stava così, insomma io... Gli stiamo tutti vicini, speriamo che esca da questa situazione, lo abbracciamo con grande affetto, anche stamattina ha fatto un grandissimo intervento, ho sentito io, ho parlato di Padre Pasquale, hai sentito, no? Sì. Ecco, e quindi salutiamo Giordano, quello ho sentito lo stesso, Paolo di Toledo, Cavallino, il grandissimo Cavallino, Tullio mi ha promesso che potrebbe anche entrare qualche volta, lo zio di Daniele, e colgo l'occasione per fare gli auguri ad Agnese, che è la moglie di Daniele, no? Daniele Corioli. Sì. Ecco, la moglie di Daniele che è Pietro. Poi c'è un altro Daniele di Osimo. Quello di Osimo che lavorava di notte. Sì, lo salutiamo. Sì, salutiamo Bruno, la padre di Ari, che nomina sempre. Sì. Bruno fa degli interventi molto importanti, speriamo che intervenga, no? Speriamo, io lo aspetto. Come me è molto proliso, parla molto, no? Però naturalmente porta degli argomenti abbastanza importanti, insomma, ecco, sì. Lui poi parla un po' di tutto, parla di sport, è che legge molto, della Germania dove è stato, è che legge, si sente un grande lettore, no? Anche la memoria, mi fa concorrenza a me, solo che lui è avvantaggiato, che io non posso leggere, quindi no, è un'arma, impari della lotta, è come uno che gioca a pallone, uno senza gamba, lui con tutti i tempi con una gamba sola, beh. E devo arrabattare io, ma scherzo. Naturalmente, ecco, io volevo ritornare a questo argomento, dici barboni, no? Piange il cuore, sai perché? Perché se mettono uno contro l'altro, perché io sento a Roma, per esempio c'è un amico mio che vive a Roma, quindi loro sotto Ponte Milvio, no? Sotto i ponti di Roma, dappertutto, gli scatoloni, non ci hanno, gli scatoloni per loro è oro, no? È una casa, e loro si fregano uno con l'altro. Capito? E uno si glielo taglia e quello rimane scucco, come diciamo qui, no? Sono dispettosi, debbono fare necessità virtù, capito? Non è una virtù a fregare, però lì, capito? Comunque queste persone stasera, come ti ripeto, ma queste due ragazze mi hanno colpito molto, una di 20 anni e un'altra di 18, capito? Cioè, una di 19 e una di 20 anni, quella di 19 c'aveva già questa bambina, capito? Certo che è brutto sentire... La strada, beh, si lavavano per la strada, capito? Facevano i bisogni. Che lavaggio poteva fare? Ma i bisogni... L'altra era un po' schizzinosa l'italiana, no? Quando sì. Si è aggiunta. Ma tu devi... Adattarti. Adatta, gli dice, ma devo fare... No, solo la bibina, l'altra faceva, no? Bisogna fare una bugia, no? Dov'è? Ma qui ci stanno gli animali, no? Ma guarda, una cosa...
Inaudito. Impressionante. Come si fa? Io non lo so, non potevo. Io sentivo, deduco, che non ci vedo naturalmente, dice se è gelato il caffè dentro la bocca. La bocca, e battevano pa 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 su, o sulla pianta, o su un, non so, su un pezzo lì. E noi stamattina non possiamo prendere il caffè, capito? Ma è una cosa incredibile, de notte non bastavano le coperte, capito? E poi, tu pensi, come ti ripeto, per una manciata di soldi, cioè sono gli quante amici, ragazze che fanno la vita vengono uccise. Sì, ma loro ne parlavano di questo. Ma io questo, io non capisco questo, io sarò una mosca bianca, come me ce ne saranno tanti, ma se penso che sono 9 milioni di persone, di uomini che vanno con queste ragazze, no? Si è detto, sì. No? Ma questi, secondo te, questi perché ci vanno? Perché no? Non sono, non hanno una famiglia felice, non hanno... Non so, ma come si fa? Generale, io ti racconto... Siamo animali, siamo bestie, noi siamo bestie. Ti voglio raccontare una cosa. Se uno c'è una vita regolare con la moglie, gli vuole bene, no? Se vogliono bene, raccontami. È brutto, ti posso dire, sì. Un signore un giorno stava a raccontare su al bar, sì. Dice io ci sono andato, era una bambina, però avevo pagato, ma dico la coscienza, non è che lo raccontava a me, tra loro se lo racconta, sì, io dico una cosa, non hai vergogna di dirlo? Una bambina. Vergognati. Purtroppo. E poi sono stati padri tanti, non so. Era padre, questo era nonno pure, era insomma di una certa età. Io Giovanna, cioè io abitavo, la prima volta sono uscito dal paese naturalmente per andare incontro a Novella, abitava a Novella paese, no? E mi entrava la nespola su, mi colava la nespola con la ruciata dentro la tazza del caffè, ci bevevo, perché pensa che poesia, capito? E portavo Giovanna sulla valle, no? C'era una valle dove c'erano gli animaletti, c'erano, insomma, una piccola fratura c'era, no? E me la portavo sulle spalle. E io quando non lavoravo praticamente sempre, sono stato sempre, l'ho cresciuta io, l'ho tirata su culturalmente, dico, Sì. E allora uno pensa, se uno c'ha una tendenza, ma uno può andare con un'altra, quando Giovanna c'è un... Ma non pensi a tua figlia? Prego? Dico, ma non pensi a tua figlia? Appunto, no? Io, quando questa aveva 14 anni, se fosse potuto vedere, vai con una ragazza di 14 anni? Ma come si fa, no? Tu ma 11-12, da come raccontava. Queste sono patologie che vanno curate in qualche modo. La società se ne deve fare carico, secondo me, l'ha capito? Tutte delle nuove statuto, perché questo viene anche dalla povertà, che queste due povere ragazze, come ti ripeto, io mi vergogno a dire quanti soldi prendevano, capisci? Sì. Ogni volta praticamente, ma poi trovi delle stupanti. E anche... Si raccontavano delle esperienze terribile. Una vergogna, sai di che? Sì. Della società di oggi. È questo, dico io, se debbono parcare le istituzioni, no? In questo caso la fattispecie erano l'Inter, le Milan, perché loro della Lega dicono tanto che il Nord è voluto di che? Di che? Di spazzare, la lasciamo perdere. Una volta c'era Don Mazzi che andava a raccogliere queste ragazze. Ma lo faceva, una volta lo faceva fra Ettore su a Milano, no? Sì. Forse non c'è più. Anche Don Ciotti delle volte si è dato da fare, no? Per tante povertà, per tanti disagi, no? Lo stesso, ecco. Don Gallo per i drogati, no? Ci sono Vinicio Albanesi per gli handicappati, ma quanti sacerdoti... Ce ne sono tanti. Capisci, non è che Romolo Tamburrini, che ha fatto lo spiegare, lui li conosce tutti, ha delle fotografie con Alex lui Zanotelli. Conosceva Zanotelli, poi un eremita qua. Ah, e come no? Sì, ma questi sono sacerdoti, sono eroi, certo. sono grandi. Comunque adesso ti saluto. Stai per cadere, perché riesce viva qualcuno, lo saluto io, Sì, sì. E prendi tu la responsabilità. Va bene, ciao. È terminato anche il tempo. Un saluto a te. Le miserie del mondo, oltre a queste, io non ne vorrei parlare di queste ragazze, ma dei barboni, quelli che abbandonano la casa, hanno il lavoro, lo perdono e abbandonano tutto, pur di essere liberi. Non lo so, c'è qualcosa in loro che si ribella. E vediamo la telefonata. Pronto?
E la sorcesa io. Ciao. Ciao, un salutissimo da me. Ho ascoltato poco, cioè ascolto un po' la radio, un po' volevo sentire Monti. Sì. E mi ha fatto piacere a sentirlo e a vederlo, perché piano piano ho la conversa. Di quello che pensavi. Sì, sì, proprio una gran, per me è una gran brava persona, che ha detto, guarda, queste cose che sono rimasta un po' dicendo, io quando è finito quel periodo così nero, io mi sono candidato perché in quel momento ho detto no, io non posso lasciare in una situazione così, proprio è stato più forte di lui, comunque è una brava persona che si ascolta volentieri. Invece qui l'argomento che era preso in ultimo sentivo il Barbone, il generale che saluto, e parlava di Romolo Ciamburini. Sì, che era stato speaker qui in radio. Sì, perché io lo conosco, ma era un bidello sulla scuola, sul classico, sulla scuola classica. Io non lo so, della vita. Le poesie bellissime che me ne ha lasciate, chi scriveva le poesie era un compagno, ma un vero compagno, se è quello che dico io. Dopo no, non lo so se si è cambiato. Non lo so perché non io lo nella vita privata non è, l'ho conosciuto. Lo conoscevi, però perché sentivo. Qui in radio. Era, perché che non sapevo che aveva fatto, non lo sapevo. Qualche questo. Anno, sì. Io l'ho conosciuto che stava sul partito, proprio. Stato. Insieme a Peppe. Insieme a Peppe De Montò. No, io questo no, questo pezzo non lo conosco. Comunque volevo dire soltanto che era una persona molto brava, sì. E c'ho delle poesie. E dopo argomenti che c'è. E parlavo di quel barbone che hanno trovato morto, e mi o Napoli o Milano, una delle due. Guarda, questi sono fatti stretti. 5 anni. Perché purtroppo, non lo so, non mi pare che noi gli siamo tanto comprensivi, che non vediamo tante cose. Pensa, Cesarina, vicino a un bar c'erano i tavolinetti con le persone che prendevano il caffè. E cose. Di quella che non gli si fa più a sentire tutti sti fatti. Io sentivo stasera che diceva uno malato psicologicamente, ha ammazzato la madre, 84 sì, anni. Ma guarda, qua nelle Marche. Allora io dico, come è possibile che questi ragazzi, se stanno malati, bisogna curarli, tenerli degli istituti, posa da essere curati, non dico, e invece a casa, questo era pochi giorni che stava a casa, ma sconvolto. Da 5 di gennaio. E come mi ha sconvolto questo poretto che dici tu, perché guarda, morì così, una cosa che 50 anni, eh? Allora succede. È l'indifferenza che c'è. Ecco, questo che a me mi mette paura, sai che siamo diventati, dicono gli altri, ma un po' tutti presi da tutto. Queste cose che c'è, tutti i miglioramenti, tutte apparizioni, ci sembra un po' da sognare, siamo diventati un po' tutti anestesizzati. Mi dà l'impressione questa, perché non è possibile vedere io vedo persino tante miserie, tanti bambini che con tutte queste mamme negre, belli bambini, meravigliosi, che sale sull'auto, ma c'è certe persone un disprezzo. Queste non so, perché tante volte so anche se sulla difensiva stanno, perché sì. Certe volte anche se gli qualcuno un'osservazione, strilla, cosa, ma a me mi fa pena lo stesso, detto, ma questa è tutta l'umanità nostra, e io vedo quegli bambini che non so, è meravigliosi, però so anche che loro ha già preparati alla difesa, perché anche quando te guardano e te parlano, ecco, te guardano con diletto, Bore Stelle. È vero. E questo qui è la cosa più brutta che possa abitare, perché poi un bambino che già da piccolo ma capisce vedi, il male. Lo vedi quello, perché è inutile a dire, è un'altra, non li accettiamo come si dovrebbe fare, non si accetta così, perché io, e mi fa male, perché io sulla zona che sto è diventato quasi un pezzettino d'Africa. Ma ci sta sti fighe, io ce l'ho proprio vicino, meravigliosi che, però vedo, noto questo, che le madri proprio, è loro già sulla difensiva, ci guarda con un certo, sì, sì. Stata, poco temina pure, vai. È vero. È così, comunque questo è diventata una cosa brutta, io non lo so, sarà che non sto più proprio tanto bene, un periodo un pochetto brutto, ma tutto mi fa avvilì, tutto mi deprime, perché penso,
come si va a finire, che situazione, e poi dopo mi faccio, dico, ma un momento, e mica so più una figlietta, no? Se anche fosse la fine non me ne frega proprio niente, però no, non è vero, siamo attaccati a tante cose e ci fa soffrire, a me mi fa soffrire anche questa, che finisce questa campagna elettorale. Guarda, è una cosa che non se ne può più. È una cosa grande, perché non è, dice, che c'hai paura che va a finire, ma questa società che ci ha guardato fino adesso, ma che tutti inquisiti, tutte queste cose così, è una cosa... Una volta erano d'esempio. Ma che sì, ma prima era d'esempio, veramente. L'onore dove sta più? Una figura istituzionale, oggi non guardano più né carabinieri, trattano male, è una cosa proprio impossibile, e poi appena riescono a... prendere un posto, un po' di prestigio a quello prezzo, senza merito, a che te serve? Solo per i soldi. Anche sì, il minimo sì. Consigliere lo fa, anche il consigliere. Sì, sì. Allora questo mi fa pericolo, ma come può servire questi qui alla patria loro, che vuole bene, che patria già è una parola che non si sente più, che patria. Non esiste più. Territori, se parla... Ciao Cesarina, terminato il tempo. La patria non esiste più come ideale, come non esiste più l'onore, la parola d'onore, l'onestà, perché si parla più della fedina pulita, ma quando si va ad occupare un posto, dice, ma sono... Sì? È Campellino. No. L'ho spento addirittura. E mi sente uguale? Sì, ti sento benissimo. Benissimo. Stavo sentendo l'ultima telefonata di Cesarina. Sì. Di cosa parliamo stasera? Di politica no. Vorrei parlare di Monti. Benissimo, raccontami quello. No, ho letto oggi un post su internet. Una signora, una pensionata, è andata in banca a chiedere se poteva andare sotto sul conto di 50 euro. Poco. Avendo la pensione molto bassa non riesce di andare di fuori. E la cassiera sgomenta, le ha detto, ma scusi, lei già è sotto di 200 euro per spese. E dice, come sono sotto? Dice, guardi, lei... c'ero sotto perché due mesi è andata a sforato di 50 euro al mese e 100 euro sono le spese trimestrali. Allora, cosa è successo? Che il caro signor Monti ha fatto una bella legge con la quale dice che se tu entro i primi 7 giorni non superi i 7 giorni 50 euro non paghi niente, ma se all'ottavo giorno fai un centesimo sotto paghi 50 euro alla banca di spese. Ti rendi conto? Hanno fatto i conti che se tu sfori di un euro per un giorno, 50 euro è il 30.000% di interessi. È vero. Allora, quelle sono le care leggi che ha fatto Monti, la proposta, il PD, PDL, UDC l'ha votata. Perché chi è che va sotto? Ci va la povera vecchina con 400 euro di pensione. Che ha la casa da pagare. Mica ci va il riccone. Se il riccone ci va per 20.000 euro sotto, quello lì gli frega a pagare 50 euro. Fa ride. Ecco. Allora uno dice siamo schifiti e le persone sono tutte inquisiti. Ecco, questa gente bisogna rivotare. E certo, come dice Ceperina, ha parlato bene. Adesso parlano tutti bene. Questi però sono i fatti, ma per 50 euro, chi va sotto 50 euro chiedere tutte quelle spese? Guarda. Per un giorno in più, se io sono sotto di un euro in banca, un euro, 50 euro di spese, questa è la vergogna. Allora questi signori, PD, PDL, UDC, il PD adesso mi viene a dire che bisogna andare a vedere quegli aerei, ma la votate prima queste leggi. Ma gli aerei? Quegli F-35. Sì, a chi serve? L'hanno votate queste leggi, ma chi viene a prendere in giro un mese e mezzo adesso? C'è da pagare per 20 anni 60 miliardi l'anno per il pareggio di bilancio. 60 miliardi l'anno. Sono necessari questi aerei? Beh.
sono necessari. Allora, questi signori, adesso la gente va a votare, vota quello che gli pare, io lo dirò sempre fino a votazioni, PD, PDL o DC, non li voto, perché se vogliamo cambiare bisogna cambiare, sta a noi cambiare, non farsi abbindolare a questi signori. Queste leggi per le banche si fa fare 4 miliardi di evasione fiscale delle banche e ci ha messo l'IMU a noi per prendere i 4 miliardi e non ha fatto pagare l'evasione fiscale delle banche? L'ha detto molti 4 miliardi di evasione, non l'ho detto io, Ha dato 3 miliardi e 900 milioni di euro a Monte Paschi di Siena e oggi è uscito fuori proprio a Milano in borsa che questi hanno fatto un giro di quelli loschi. Ma come si fa a votare sta gente qui? Allora veramente siamo un popolo, non mi pare dire e la poi gestione. La prossima rata dell'IMU quando pagheremo? Ma loro dicono che la levano adesso, poi aumenta l'uno sull'IVA, paghi pure di più. Quando ti dicono che tolgono la tassa, tu devi tremare perché ce n'è già un'altra pronta. Per pagare di più. Sì, è vero. Devi tremare. Questa gente, a mio avviso, questa dice bene, quello che avete fatto, adesso ci devono dare gli altri, quelli nuovi. Quelli certo. Noi vedremo, tanto non venderà il Colosseo, no? Una volta ti hanno provato. Ecco, queste sono le leggi di Monti, altro che PD, PDL, PC e Monti. È un macello. No, ma ti fa arrabbiare perché adesso bisogna, oggi Bonanni ha detto 80 miliardi, bisogna andare a recuperare l'evasione fiscale qua e là. Ma adesso vieni fuori che sotto lezione 80 miliardi, prima non li potevi recuperare, adesso vendono tutti. Sì. Voglio vedere chi è che sta lì a bindolarsi, tutte queste belle parole. Bonanni, prendete i giornali di domani, vedete che dice 80 miliardi c'è da recuperare, però ci ha fatto mettere il limo, è stato zitto. Però la testa mia del sindacato non la prende pure quello, sta tranquilla. Ciao Ella. Ciao Isino. E c'è da pensare, fa una rabbia, perché loro comandano come se fossero soldi loro. Vediamo la prossima. Pronto? Ella. Ciao Bruno. Buonasera. Buonasera a te, lo Iesino arrabbiatissimo. Ella, sai cosa hai fatto? Che la gente, io lo invidio lo Iesino che ancora lui ha la forza di arrabbiarsi e di indignarsi. Perché guarda, se tu veramente vedi la gente, io almeno parlo del mio paesello, io abito in un paesello, non è che 10.000 abitanti e così, ma se tu vedi proprio in giro la rassegnazione che c'è, gente che cammina avanti. No, ma gente che credono ancora, quello no, che no, ormai ella non perché cioè adesso ci sono le elezioni, no? Qua, e non è questione di far condicio, perché anche questa storia che, vedi, non ci consentono neanche di parlare, capito? Perché ce l'ho a far condicio. No, non parlo della radio, parlo in generale. No, ma guarda, no? In televisione ancora parlo. In televisione sì, specie quello la sta solito, sempre lì e poi non ci va mai. Il solito Mino che c'è stato dappertutto per me, veramente. Lo zombie. Si è sempre vinto, proprio, lo vedi dappertutto, se sembra ormai un disco rotto. Come ha detto Dionigi in sera notturno, ormai uno se toglie l'audio, sono come tutti i rossi dentro l'acquario, capito? Poi in effetti, adesso perché ci sono le elezioni senti parlare dell'IMU, quando l'hanno messo l'anno scorso nessuno ha detto niente, io non mi sbendisco, io continuo a dire che una tassa sulla casa ci vuole, ma non certo con le metodologie che sono state fatte, cioè a stonga la gente, cioè sono solo non sulla prima casa, perché la prima casa è per chi ha casa, per chi come noi, almeno parlo per me, ha una casa, la casa, cioè dare una mazzolata così è stato qualcosa di può scanire sulla casa della gente, capito? Perché non è detto uno si è fatto una casa che sia ricco, capito? Che dopo ma abbiamo fatto i sacrifici, se non l'ho fatto io, l'ha fatto il mio padre. Sì, ma anche sulla per carità, la casa ci vuole, una volta addirittura si pagava anche l'IRPEF, adesso sono la prima casa, però adesso perché siamo in campagna elettorale, chi parla di toglierla, chi di ridurla, chi cosa, cioè, ma solo perché c'è la campagna elettorale, come giustamente si parlava degli F-35, stasera hanno detto perché siamo in campagna elettorale si parla solamente degli F-35, sì, quello, ma che cosa servono questi? Si parla di, cioè, che serve? Che cosa serve? Come le armi in America, cosa servono? A fare la guerra. Capito? Poi, capito, ingrassare la
non c'è più la povera gente, abbiamo parlato delle banche, le banche sono queste, so. Poi il mercato immobiliare che è una catastrofe, mutui che sono diminuiti dalla metà perché non ce l'ha più nessuno, ok, un lavoro fisso non c'è più nessuno, chi ce l'ha insomma è veramente un privilegio, la pensione almeno io mi sono messo l'anima in pace, quando arriverò piano piano dovrò fare per conto mio, perché ma come? Con quale lavoro? Ma guarda, il nano aveva programmato tutto, ricordati, sì. Quando diceva di fare le assicurazioni per la pensione. Ah sì, se uno ce l'ha, se la gente non arriva neanche a fine mese, come diceva Roiesino, la signora che si è ritrovata in banca, la bella sorpresa, per non parlare delle belle sorprese delle pensioni, no? Anche in questa radio abbiamo sentito un sacco di gente. Che Babbo Natale gli ha mandato a casa la letterina, che la pensione veniva decurtata, che saltava, eccetera. È arrivata anche a me, è arrivata. Sì, ma anche a mio padre, io però ho provveduto, sono andato dai sindacati, ho rifatto tutta la cosa, adesso vedremo i prossimi mesi. Ma se uno deve pagare, io anch'io ho pagato una barcata di spazzatura che aumenterà, di casa, di tutto, ma finché questi soldi servirebbero veramente a fare qualcosa di concreto, e se veramente questo governo avesse fatto anche le liberalizzazioni, tutto quello che si era ripromesso di fare, l'evasione fiscale, tutto, invece sono le cose, IMU, Pentina, non so quanto, le macchine non si vendono più, perché chi è che ora come ora può fare? Si può permettere di comprare una macchina. Ma si parla di aiutare i giovani, nel 2012 hanno chiuso 100.000 imprese in Italia, c'è l'ultimo, è stato un amico mio, stasera sono andato a trovarlo, fa passeggiare, che fai in questi tempi, così in attesa che passi quest'inverno per vedere di fare qualcosa quest'estate. Stefano, questo si chiama Stefano, questo ragazzo con la nostra semestrata, l'anno scorso, a luglio ha aperto questa attività di gastronomia, di cosa di pasta all'uovo, una cosa. Poi lui da solo sapeva, dava una mano alla sorella, alla madre, ha detto però Bruno, io adesso la prossima settimana chiudo, ha detto chiudo prima che succeda qualcosa, ci ho rimesso quei soldini, 50.000 euro, ci ho rimesso tutti i risparmi di un ragazzo di una vita. I risparmi di 15-16 anni, e poi mi vado a fare la stagione in cucina, quest'anno preferisco lavorare, guadagnare quei 4 soldi d'estate come stagione, e non mi posso sposare anche solo la ragazza, perché la casa in giro non possiamo Quale comprare. Programma fai? Appunto, quindi dopo chiaramente aumentano i disagi, aumentano i poni, dopo se reintervengo parliamo anche del barbone, perché quello è emblematico di questa società cinica indifferente. Infatti. Io cito sempre questi grandi personaggi come Salenzo Biagi, che una volta a Milano lui cadde, si ruppe la spalla, sette per terra, non si sa quanto tempo, la gente passava e neanche se lo filavano. Quindi sì. Come si suol dire, niente di nuovo sotto il sole, è un paese che, non so, io quando si parla di ripresa, io penso purtroppo alla ripresa per i fondelli, perché non so di che prospettive ci sia, già si parla che l'anno prossimo ci sarà il 12% di disoccupati. Io non lo vedo la ripresa, anzi. Si va avanti con il solito nero, con la solita evasione, tanta gente ormai va. Ciao Bruno, è terminato il tempo, io piuttosto vedo ancora peggiore la situazione in futuro che la ripresa, non lo so, andiamo sempre peggio qua, vediamo, pronto? Veramente era riservato, perciò 0734 96 63 53, vediamo, pronto? Ella. Sì, Lori, dimmi. Una cosa, che parlassero un pochino più forte, perché con internet si sente e non si sente, per favore, Ecco, così l'hai detto tu, l'ha sentito tutti. Un pochetto più forte. Sì, grazie. Prego. Tutti, il discorso è angosciante, qua, sotto tutti i profili. Saluto tutti quanti e saluto lo Gesino. Lo Gesino mi deve per favore salutare la mia città. Gesi, per favore. Benissimo. Poi voglio cambiare un tantino il discorso, sì. E dirti che Romolo Tamburini
ed è stato un mio grande amico che è venuto a trovare me, mamma, la mia famiglia. È stato a cena da noi, sì, con Don Giuliano, te lo... me lo ricordo, sì. E c'era l'ingegner Sarcinelli. Ah, ecco, me lo ricordo. È venuto Romolo con la compagna. Sì, lo salutiamo se fosse in ascolto. E Romolo l'aveva sempre tanto a cuore, padre Zanatei. Sì. Il periodo in cui Aiace, ricordatelo bene, come no? Alto, no? Sì. Alto di fermo, parlava quasi sempre in un modo molto interessante. Saluto la signora Gina. Via della liberazione. Ti sì. ricordi? Sì, sì. Sì, anch'io. Anch'io con affetto. Me lo ricordo perché... Voglio dire a Cesarina, Cesarina, le poesie che ti ha letto Romolo sono le mie. Ah! Ah. Allora, riprendendo il discorso di... la che dai, ti prego, che hai portato? Del barbone, dell'indifferenza. Sì. Un barbone è morto in mezzo... Dei barboni. Sì. L'indifferenza è diventata la regola della nostra società. E bastasse l'indifferenza, c'è il cinismo e il disprezzo, c'è la cattiveria, ella. Sì. Ci sono persone, non ci volevo credere, persone che godono della sofferenza degli altri, sia degli altri. Io non volevo crederci, però mi hanno aperto ben gli occhi le persone più grandi di me, ed è così, è proprio vero. Lo credo, sì. E pensa a quanti barboni... La società nella quale viviamo. Sì, ti volevo dire, pensa quante volte i barboni sono stati, sì, oggetto di cattiveria, li hanno pure usati. Sì. 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 Brava, sì, sì, brava, sì, è vero, ecco. È vero. Domenica, mi pare, se non erro, no, si parlava di queste ragazze che partorendo poi... Ecco, buttano il bambino, sì, sì. Vari, non voglio ripetere, nei luoghi che sappiamo. Sì. Ora sono intervenuti amici a voler quasi, come posso dire, prendere, ovviamente non assecondare, ma comprendere queste ragazze, queste donne. In questo gesto. Dopo io non ero d'accordo, ma non ho preso la linea. Dopo è intervenuta Vita di Macerata, che saluto, la quale ha fatto un intervento come se l'avessi fatto io. Ecco, perfetto. Sì, sì. Me. Sì, perché... Tutte queste scusanti, ella, non le trovo. No, perché in Italia c'è la maniera di non riconoscere il proprio figlio, di lasciarlo in ospedale. Perciò perché rischiare di farlo morire? Purtroppo no. Non ci sono, non c'è l'informazione. Ma c'è ancora la sacra ruota, c'è ancora? Non lo so questo, però ha detto là che ci sono le culle io comunque per l'accoglienza già riscaldate, tutto adesso forse interviene. C'è il modo di o magari lascia questo
in una chiesa. Ecco, come dice. In tanti luoghi in cui abbandonare il proprio bimbo appena nato, no? Ma sì. Perché dentro un posto di immondizia, dentro il water, lo butti dalla finestra? Oh, no. La mia mente non riesce a concepire questi gesti e sono cattiva. Non li perdono, perché un bimbo, il proprio figlio, non si può buttare via, per nessunissima ragione, ecco, per nessuna ragione. Infatti, proprio così, è che l'informazione in Italia... Ripeto, che ma almeno lascialo in una chiesa, lascialo... Negli ospedali. ...in una casa, che lascialo in un parco, in una panchina. È vero. Un saluto, Lori. Elsa. Ciao, ti avevo ridato un minuto, adesso è andato via. Io ti, come abbiamo detto con Rita domenica, che l'informazione manca, non so, negli ospedali, qualche scritto dove si parla di questo, perché una straniera la lingua non la sa, non si può informare, invece se ci fosse uno scritto uno lo legge. Vediamo, pronto? Isaura! Stupido. 0734 96 6353. Vediamo. Pronto? Buonanotte. Buonanotte a te, da io gioirò quando arresteranno Berlusconi, Monti, Napolitano e tutta la banda bassotti che ha portato l'Italia a questa rovina. Da Gis, ascoltare e dare una foto psicologica verso. Da Gis, io non invidio il bugiardo, lo disprezzo, perché i bugiardi sono merdacce. Studio della professoressa Francesca Fiore, è abruzzese, laureata in psicologia cognitivo-comportamentale, fenomenologia del bugiardo patologico. In realtà bisogna distinguere tra due tipi di bugiardi, il bugiardo patologico e il bugiardo compulsivo. Dunque, questi sono, cioè è un sunto di due blog che parla questa professa. Il bugiardo patologico non mente per ottenere qualcosa e lo fa senza preoccuparsi delle conseguenze che il suo comportamento può avere sugli altri. È in genere manipolativo, autoreferente e assai poco empatico rispetto ai sentimenti delle altre persone. Il bugiardo compulsivo non mente per raggiungere uno scopo specifico, ma per abitudine. Semplicemente mentire lo fa stare meglio del dire la verità. Come possiamo riconoscere il bugiardo ambiabitudinale? Mendono gratuitamente anche se non è necessario. 2. Sono impazienti. 3. Sono manipolativi nei confronti degli altri. 4. Sono seduttivi e disinibiti. 5. Sono intolleranti alle critiche. 6. Pretendono perché tutto è dovuto a loro. 7. Non provano né rimorso del danno che arrecano all'altro. Se riconosci in una persona la maggior parte di queste caratteristiche, hai un'unica certezza, hai riconosciuto un bugiardo. Raramente l'uomo Pinocchio prende consapevolezza del suo comportamento e dei dispiaceri che arreca alle persone. Il bugiardo patologico ama le sue bugie almeno quanto ama se stesso. Il bugiardo ha interiorizzato da così tanto tempo il meccanismo della menzogna che difficilmente lo percepisce come patologico e, come è ovvio, non ha interesse a risolvere un problema che pensi non avere. L'uomo Pinocchio ha una grande necessità di mantenere alta la sua autostima ad ogni costo,
attraverso conferme continue della sua abilità nel controllare gli altri. Perché questo accada è costretto a circondarsi di molte persone, vivere da re dentro il suo branco. Può essere corretto il bugiardo patologico? Forse sì, dice la professoressa. Come? Nel non tollerare assolutamente le sue menzogne. Anzi, bisogna smascherarle sistematicamente, affrontandone l'onere di farlo senza nessuna indulgenza. Secondo, abbandonarlo a se stesso. Il bugiardo patologico rifiuta l'abbandono. La solitudine è il suo tallone d'Achille. Dal punto di vista clinico, il bugiardo patologico è affetto da disturbo istrionico di personalità, che è caratterizzato da un tipico quadro pervasivo di emotività eccessiva, ricca di attenzione, ed appaiono a prima vista attivi, interattivi e disinibiti. Per essere diagnosticato come disturbo, il DSM-4 prevede che deve manifestarsi in una varietà di contesti con la presenza di almeno 5 dei seguenti sintomi. La persona è a disagio in situazioni nelle quali non è al centro dell'attenzione. L'interazione con gli altri è spesso caratterizzata da comportamento seducente in tutte le sue attenzioni. Terzo, costantemente utilizza l'ego e l'onismo per attirare l'attenzione su di sé. L'eloquio è eccessivamente estante e impressionistico. Mostra autodrammatizzazione, teatralità ed espressione esagerata delle emozioni. È suggestionabile, cioè facilmente influenzabile. Considera le relazioni intime più di quando non siano nella realtà. Il bugiardo si non mente per raggiungere un fine specifico. Essere sinceri per queste persone diventa un'impresa psicologicamente difficile, irrefrenabile e compulsiva, appunto. L'abitudine alla menzogna è vista come meccanismo per affrontare la realtà. A molti capita di incontrare e conoscere persone con tale disturbo. Essi si presentano con grande attorialità, ipocrisia. Ipocrita in greco significa attore. E astuzia come persone buone e sincere, quindi utilizzano questa maschera come copertura al fine di poter mentire e raggirare con maggiore efficacia. Ella, ti saluto per ora. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Io voglio dire che la persona bugiarda arriva ad un certo punto che non sa più quella che è la verità e continua a dire bugie e bugie a più non posso. Perché non capisce più qual è la verità e qual è il falso. Vediamo la prossima. Ciao, buonasera, sono Roberto. Ciao Roberto. E, guarda, stavo proprio ascoltando la trasmissione in auto e l'ho trovata molto interessante, non solamente per il fattore della bugia, che è anche un fattore a livello celebro, come dire, anche di difesa della persona, per come la vedo io, forse è un tipo troppo avanzato, ossia quello che voglio dire in parole povere è una difesa-attacco, ossia io con una bugia tendo a nascondere la certezza della verità che abbiamo sottolineato. Sì, anzi, nasconde la verità, ma allo stesso tempo permette al bugiardo di difendersi in un modo e attaccare a livello di, non solamente di nascondere ciò che è vero, ma di illuderti e quindi farti credere quello che io voglio credere. Allora, questo discorso che noi andiamo così a vedere, che io propongo, è un discorso che ovviamente viene proposto da quasi 20 anni in un gruppo, diciamo, della Lombardia. Non voglio far nome perché adesso siamo in campagna elettorale. Non ne parliamo. Abbiamo capito a chi mi riferisco. Sì. Quello che io voglio dire, non solamente per il fattore che è stato scatenante di tutto quello che è stato lo sfascio della politica italiana negli ultimi 20 anni, dalla destra, sinistra e centro, ma ci troviamo su una situazione che, perlomeno per come la vedo io da ragazzo di 25 anni, vedo che la politica per me è finita dal momento in cui sono caduti i due più grandi pilastri della politica italiana, che per me erano, per la destra Almirante e per la sinistra, un grandissimo uomo, che era, adesso un attimo mi sfugge il cognome, del politico sardo.
Berlinguer, del grande Berlinguer. Sì. Come i grandi politici se ne sono andati con Berlinguer, Almirante e anche Aldo Moro. Però erano principi fondati da persone che venivano dal popolo. Quelli che oggi stanno governando il nostro paese sono persone che sono sempre vissuti nella bambagia e soprattutto parlano perché sono figli di persone che magari hanno avuto un'agevolazione economica molta gente da chi come noi si sveglia la mattina e porta a casa la pagnotta. Io vorrei fare, è una proposta che ovviamente è fantascientifica, ma li prenderei per l'orecchio, farli alzare come faccio la mattina alle 5, farli lavorare per 45 anni come loro hanno proposto e 10 ore al giorno. E vediamo se dopo riescono magari a quelle pensioni. Con un salario che sia minimo, perché loro vorrebbero portare via anche quel poco che gli danno. Ma giusto, signora. Ma questa è una cosa che purtroppo non è solamente dal fattore politico che è stata proposta, ma perché gliel'abbiamo fatto permesso. Noi gliel'abbiamo permesso in tutti i modi. Allora, andiamo, nonostante le varie prese in giro che abbiamo, ancora ci riproponiamo andare alle urne a votare per le solite facce che conosciamo benissimo. Allora, io ho trovato una speranza in quanto c'è stato quel grande uomo che reputo Matteo Renzi qualche mese fa, ma non perché io sono un renziano e vedo come una persona, perché era un uovo, ma a proposito delle idee che sono state messe sulla carta, cioè basta vedere, cioè Renzi da quando è diventato sindaco di Firenze ha riappianato tutti i debiti della città di Firenze, tutti, non c'è più un debito che Firenze non sia stato colmato dalla direttiva di Renzi, è una cosa strepitosa. È stato possibile votarlo anche a livello nale, non per dire Bersani un grandissimo uomo, un grande uomo di pensiero, ma abbiamo avuto un modo per mandare a casa tantissimi politici che sono incollati a quella sedia e nonostante tutto noi non abbiamo voluto. Io credo che forse quel male che noi oggi stiamo vivendo è anche colpa nostra, forse al 70%. Pensi sì, e non c'è più una persona che sia all'altezza di dire l'onore, che comprende la parola onore. Ovviamente parlo da una persona senza esperienza come un ragazzo di 25 anni. Sì, ma quante volte avrà sentito il nonno che la prima c'era la parola d'onore? Si dava la mano. È vero, signora. Questo è proprio vero e lo posso dire. Mio nonno è sempre stato un amante, diciamo, dello spirito fascista, però di quel genere che praticamente era il fascismo visto Mussolini, ma poi ovviamente col passare del tempo, sai, il male che c'è stato in Europa e quello che ha portato, però ovviamente a quel tempo, adesso sinistra che c'erano, le idee di pensiero erano molto diverse, ma quello che contava veramente era il rispetto e l'onore e la parola e che il rispetto data, l'uno con l'altro era quella la cosa fondamentale, anche se le idee di pensiero erano molto ma molto differenti. Ma c'era un rispetto anche per la parte avversaria che era inglese. È vero. Noi siamo diventati lo zimbello dell'Europa e ce lo meritiamo. Anche peggio, non dell'Europa solo. Anche peggio, questo signore, è verissimo. Speriamo ti ringrazio, Roberto. La generazione cambia idea, ma la vedo molto, ma molto dura. Va bene, ti ringrazio, Roberto, per questa telefonata. Se vuoi un altro intervento. 0734 966 353 e vediamo. Pronto? Ella. Sì? Sono sempre io, Sino. Che fischia. Adesso non fischia giù. No. Infatti. Innanzitutto saluto Lori e gli dico che lei è sempre a Iesi. E io per poterli salutare tutti posso magari mettere una bella tabella sotto la tabella stradale Iesi, saluti da Lori, possiamo mettere, ecco. Bello. Dai, vieni a trovare Lori. Poi per quanto sentivo l'ultima telefonata, per saluto tutti gli interventi, quest'ultima telefonata mi sembra che i giovani stanno capendo un po' le cose, mi sembra che l'Italia quasi va a spaccare. Noi anzianotti, molti ancora sono convinti di quei partiti, di quella gente lì che 20 anni, 30 anni che ci stanno fregando, sono convinti ancora perché gli dicono le belle previsioni, invece i giovani hanno l'occhio un po' più lucido.
Adesso ti voglio raccontare una storiella che ho sentito questa sera in diretta dal proprio interessato, da un deputato. Un deputato che se gli era morta, che ne so, non dico la moglie, ma una persona carissima, non era così depresso. Che è successo? Dimmi. È successo che Silvio non l'ha ricandidato. E questa si trova in mezzo a una strada adesso, è andato addirittura dal Caritas perché fa la fame. Poverino. Fa la fame, sai perché? Perché lui deve pagare gli alimenti alla moglie, 3-4 mila euro, una roba del genere, non sa dove prendere i soldi. Allora cosa ha fatto questo bravo cittadino italiano? Non lo chiamo signore perché non è un signore, ma chi è che vuole sentirsi su internet la trasmissione di Stasera della Zanzara può andare a verificare. È stata sulla prima mezz'ora di trasmissione. Questo signore, l'anno scorso, parole sue, per potersi garantire un altro mandato al Parlamento, l'anno scorso, a dicembre, ha votato a favore di Berlusconi per non far cadere il governo. Ti rendi conto che ci abbiamo noi lassù, altro che sono i rappresentanti del popolo? Dopo, i rappresentanti di loro stessi. Se io li qualifico come la criminalità organizzata politica, sbaglio o no? Non penso che sbagli. Allora questo signore candidamente stasera ha detto: io per poter garantire un altro mandato da parlamentare ho votato a favore di quel governo, e adesso nemmeno mi hanno fatto una telefonata. Niente, non mi ha chiamato nessuno. Ma tu pensa che addirittura si può dire una viltà, è arrivato a dire nemmeno segretaria. Ma come, sei un onorevole e ti fai chiamare dalla segretaria? Vedi che valore sta gente che ha. Il popolo si deve svegliare, deve riflettere e capire che se vuole cambiare le cose sta a lui. Io voglio cambiare le cose perché il macellaio mi ha trattato male. Il giorno dopo, se ci ritorno, come faccio a cambiare? Fa peggio. Ecco, queste sono alcune considerazioni che basta che questi giorni apri la televisione, la radio, ne senti di tutti i colori. Ma sì, la gente seria, con la testa un po' sopra le spalle, penso che non c'è bisogno che senta la campagna elettorale, tutte stupidaggini che contano tutti quanti. Io penso che da qualche mese uno si è fatto un'idea, no? Penso. Non mi può venire a dire Monti che adesso toglie le tasse, l'ha messa fino a 2 mesi fa, che poi non c'era bisogno. Forse non c'era bisogno. Ma vi rendete conto come ti piglia per il culo se dice Iesi? E io devo votare a sta gente qua. Ma qualcuno da Napoli diceva: ma mi faccia il piacere, va. Però, ciao Ella. Ciao. Più che altro bisognerebbe proprio non andare, vergognarli. Non lo so come, ci penso più, è tanto. Siamo stufi troppo poco. Bisognerebbe mettere qualcosa in più. E vediamo. Pronto? Eccoci qua. Oggi tutti arrabbiati. Bella. Poi volevo dire, adesso sicuramente entrerà Micol fra poco, no? Sì, le chiediamo, visto che lei è la nostra corrente. Dopo la una entra. Le chiediamo di parlarci delle elezioni in Israele che ci sono state oggi, Sì. Perché lei, insomma, da corrispondente, diciamo così, da cittadina, da privilegiata, ci potrà raccontare che, cioè, in questo momento così difficile, Israele, che è un paese fondamentale del mondo, Sì. Ci sono le elezioni per la Knesset, penso anche lì, cioè, c'è anche l'elezione diretta del capo del governo, uno dei pochi paesi al mondo, la situazione non è buona, perché, cioè, di Israele si parla sempre in merito alla situazione geopolitica, no? Sì, l'altra volta ha detto: mai voi avete tutti questi partiti, noi tre soli. Sì, ma gli effetti, ma l'Italia, cioè adesso sono 20 anni, il 18 aprile sono 20 anni che si è votato per il referendum di Segni, ti ricordi? L'83% degli italiani vuol sì, per fare finalmente il bipolarismo, per realizzare. Che cosa si è realizzato? Che adesso la gente, fra tutte le altre prese per i fondelli, c'è anche questa della scheda. Tu vai a prendere la scheda che ti danno un lenzuolo, non una scheda. Lo dissi l'altra volta, noi in Sicilia si ritrovarono per l'assemblea regionale con un
Votarti era un lenzuolo largo un metro, capito? Poi la casta che non viene mai eliminata, e dopo non si trovano i funzionari finanzieri per combattere l'evasione fiscale, la combattiamo con gli scontrini, come vuotare il mare con cercare di sì, vuotare ma il mare. Gli scontrini sono nei bar, nei piccoli, ecco, per un bicchiere d'acqua. Gli occhi, hanno come i blitz di Cortina, da un anno veniamo presi bellamente per il naso, per non dire di peggio, spero anche che entri Federico, perché veramente se ne sente il bisogno con tutte le statistiche e tutto quanto, e niente, saluto anche Tagis, Tagis ci faceva pesante, però del resto l'indignazione è forte, perché vedi Ella, qua 20-30 anni fa c'era sto boom economico, lo saluto anche Roberto, lo ammiro molto, perché è un giovane che si sente che cosa, però vedi Ella, ai giovani stanno togliendo la speranza, capito? Perché sì. Cioè, tu ti chiedi come faccio io a lottare, anche perché, come ripeto, non è che dice uno vede l'Italia, dice vabbè, controlliamoci, la nostra Italia è stata sempre così, dobbiamo anche all'estero, come parlavo ieri sera con Pasquale, ma è una situazione generale che non cioè qualcuno se ne viene fuori, capito? È partito tutto dall'America con lo scandalo delle banche di Madox là, tutte queste cose, qui quando si parla di ripresa, come ripeto, loro parlano di ripresa, cioè, non noi. Il lavoro della Banca d'Italia, che non penso che sia un sedizioso, che sia un rivoluzionario, un il governatore della Banca d'Italia Visco l'ha detto chiaramente, a parte che anche questi signori potrebbero cominciare un po' a tagliarsi lo stipendio, visto che il governatore tedesco, a parte che quando 4 anni è giovane, ma poi guadagna un terzo, un quarto di quello che guadagna il nostro Visco, Jens Weidmann, il governatore della Bundesbank là. E niente, questi signori continuano così imperterriti, si parla di casta da quanti anni, però niente, adesso perché sono le elezioni, l'omino di quello di Arco, sì. Continua a dirci dimezzamento dei parlamentari, abolizione delle province, cioè sta soffa, lui ce la ripete da vendere, se qua c'è ancora gente che gli va dietro, ma che faccia pure, io quando mi hanno dato il pisserario, quello è vero, se c'è gente che si può suicidare, non è che dall'altra parte degli altri partiti, che chissà, c'è molta ipocrisia, anche da parte dei sindacati, come diceva giustamente io che saluto, Bonanni che ci propone di combattere l'evasione come con le chiacchiere si combatte l'evasione, si dice che non si possono toccare i ricchi, perché diciamo che non c'è la volontà, il redditometro, cioè sto redditometro adesso non l'ha fatto nessuno, non l'ha proposto nessuno, le elezioni hanno spostato la cosa dei rifiuti, l'hanno spostato a luglio, come sa luglio chissà non la paghiamo, perché adesso tutte le elezioni, tutti buoni, tutti zitti, la crisi non c'è e va tutto bene, madama la marchesa. Va bene, io ti saluto, ti auguro una buona notte, saluto Vladimiro. Un saluto a te e tu la mamma. Speriamo che entri più gente possibile, almeno noi non possiamo fare altro, parliamo, ma almeno non ci rassegniamo e non facciamo del qualunquismo. Certo. Okay, ciao Ella. Ciao Bruno. E tutti i discorsi che portano ad una verità molto triste, che non risolveremo mai la crisi. E vediamo la prossima. Pronto? Sì, sono io. Sì, Saura. Trasmissione interessante stasera. Grazie. Perché sono intervenuti gente che ha spiegato molto bene le cose. Hanno ragione quasi tutti. È il rimedio che non c'è. Lori che non so dove sta adesso. Saluto. Comunque per noi per noi Lori di Iesi. Sì. La saluto tanto e non sto bene sia con sto freddo tanto. Stasera qui in casa. Purtroppo. Però sto il primo piano, capito, sotto già le colonne. Freddo, Iesino, sentuti, ma una trasmissione che ha fatto capire molte cose. Meno male che ragiona, che ha capito qualcosa. Ma non lo so, come io sento parecchie persone che amano lo stesso governo che c'era prima.
Hai capito, sì? Sì, sì, anch'io le sento sempre. Ah, meno male, non so solo. E dico, come mai? Eppure, non si ricordano. Chi sente, chi vede mi dice questo. Adesso manca ancora che ci dia la tessera per andare a fare spesa. Ma prima o poi questa card, no, non, la gente è così, questa no. Card ce la daranno di nuovo. Saluto senza Bruno, soldi. Lo Iesino che ha parlato bene, tutti quanti, poi altri sì. Nomi non me li ricordo, però non lo so come si fa, se si riprende le cose, ma è difficile. Ci hanno detto, no, che non è che io dico le stesse cose, i campi incolti, tutto, che alle veste le bestie, anche le pecore, le galline, cose, sicuro se mangiano. Non lo so se è così in tutti i soldi. I soldi che mancano per tutto in poter soldi. Realizzare. Vedi le belle terre senza niente? Sì, ma vedi, mancano i soldi perché per fare la pulizia del terreno. No, per puliti i terreni e cose. Puliti, no. Non sono puliti. Vedo lavorati, sì, dopo non lavora nessuno. Fino a un certo punto c'è qualcuno che li lavora. Però altri fanno allevamento di qualcosa, non lo so. Io. Ma ci vogliono i soldi come per fa, farlo. Come si fa così? Come si fa? Quindi dura tutto questo, eh? Speriamo che si risolve, che ci mettiamo l'intenzione di cambiare, di fare qualcosa per mettere persone nuove che... Non lo so se gliela fa, nemmeno gliela fa. Non vanno d'accordo nessuno, eh? No, d'accordo, non ci vanno. Saluto Iesino che ha parlato molto bene e tutti gli altri, eh? Sì. Ma perché non mi ricordi, no, Bruno pure, ho sentito. C'era, sì, Roberto. Saluto tutti. Se non vado raffreddata non vado, capito? Sì. Voglio bene a tutti e una trasmissione molto interessante. Grazie. Ciao, saluto a te, tuo marito e tutti quanti. Ciao, voglio ciao. Bene a tutti, i nomi non posso fare, dopo che lascio qualcuno e mi arrabbia. Ciao. Ciao, una serena notte a te, Saura. 0734 96 63 53, il numero da comporre, vediamo subito. Un attimo. Io voglio dire, più che altro, anche la sanità dovrebbero rimettere a posto, perché qua la sanità va a rotoli. Prima la invidiavano tutti e adesso... Pronto? Buonasera. Buonasera a te. Signora, buonasera, mi piacerebbe parlare con lei. È la prima volta che parlo. Sei? Eh? Il nome? Io sono Maria. Ciao Maria. Mi la sento sempre. Grazie. Ascolto, non esco, allora la sento sempre. Grazie. Io l'ho sentito dopo, allora stavo a sentire. Non so che dire. Che politica non mi piace. Noi parlavamo dell'indifferenza che c'è nel mondo. A Milano è morto un... Aspetta, un signore, un barbone, di fronte all'indifferenza di tutti. C'era un bar. Contata, io sola, il mio marito è morto 9 mesi fa, sono sola. Dove sei? Io sono in Macerata. Benvenuta da noi, Maria. E sto sempre sola, guarda, sta tutto. Purtroppo piano piano ti ci abbini. I figli non ce l'hai? Perché bene, non ci sto, sto male. I figli non ce l'hai? Sì, ce l'ho, proprio sta lontano. La femmina con l'addica lavora, si dice sta lavoro. Sì, ma ti verranno a trovare. Sì, una volta ogni tanto. Io sono una malattia che ci ha avuto lei. Abbiamo risolto. Chi lo fa? Io per lo più, l'ultimo controllo mi ha detto, adesso sei libera. Speriamo, perché io 2 volte più.
comunque la medicina ha fatto grandi passi. Io adesso ce l'ho ad aprile. Io ce l'ho. Io a marzo proprio mi andiamo a fare le analisi perché mi ripeto sempre la mattina. Purtroppo. Sì, sì. Non dormo mai la notte, sento sempre voi. E beh, ci sono tutti problemi sulla vita. Che non si sa. Faccio tanti. Quanti anni sono che sei operata? Io? Io non è un anno. E allora abbi coraggio, io ne sono 16. E forse ti dico, non disperare. Ti voglio dire un'altra cosa. Sì. Quando sono uscita dall'ospedale ho detto, noi abbiamo tutto, abbiamo fatto. Adesso sta a te. Vivi serena, tu sei il dottore di te stessa. E io lo dico a te, Maria. Sì, sì. Devi essere io, serena. Quando mi sono operata, il marito stava male. C'è una cosa da costruire. Lui si è fatto la chemia, non ho sentito niente. Perché pensava a lui. Adesso che mi è morto, dopo 9 mesi, sono crollata. No, devi vivere ancora, perché i tuoi figli, i tuoi nipotini hanno bisogno di te. Sì. Domani è un altro giorno, dici. Ogni volta che al mattino ti svegli. Grazie. E forza, Maria, ti voglio sentire sempre. Buonanotte. Buonanotte. Salutiamo Maria di Macerata e ritorniamo allo 734. 9 6 6 3 5 3. Ognuno ha bisogno di una parola diversa dall'altro. Certo, siamo impegnati nella politica, ma loro non si impegnano per niente per noi. Tolgono, mettono. Ma io so che è un pianto riguardo le medicine. Pronto? Pronto. Buonanotte, grazie. Buonanotte, grazie. Senti, mi senti bene? Sì, ti sento bene io. Perché so che ho il pulmino, non posso un po' nascosto. Sotto le lenzuola? No. Va bene. Dimmi, che mi racconti? Non so se mi senti così. Io ti sento. Sì. Sì. Perché mi sembra che sto scomoda, che vedo poco. Parlando di indifferenza, ho qualcosa da dire su indifferenza. Benissimo, hai sempre un pensierino adatto all'argomento. E se lo trovo, cerco sì. Di... Pensa, si stavano a divertire, ordinare caffè e cappuccini e moriva di freddo. Lo so, ci sono tanti di questi casi. Ma adesso mi scuso perché non ho salutato alla signora che mi ha preceduto. Ho sentito che ha qualche problema. Sì, la signora tanti... Maria. Di Macerata. Auguri, Certo. Ho saluto tutti. E adesso ti leggo. Ci siamo persi qualcosa? Sì, siamo tutti indifferenti. Brutto segnale. C'è stata una gita di turisti e sulle rotoli, no? Sì. Uno di loro non ha retto, si è cacciato al suolo. A decine gli sono passati accanto. Nessuno ha rinunciato alla sua gita d'alta quota. Per soccorrerlo non si è fermato nessuno. Il fine è il compimento del mio piccolo. Questo progetto vale più della vita. Sembra solo un minuscolo, terribile episodio. Non è così. L'idea che un nostro simile vada aiutato anche a rischio della vita è un cardine della comunità, della nostra. Per questo i pompieri entrano nel fuoco. L'umanità si misura nell'attenzione per gli altri. Certo. E...
Allora dice, dobbiamo liberarci dall'indifferenza, dobbiamo accorci agli altri senza esigenze, non escludendo nessuno e nessuna circostanza che ci venga presentata. Dobbiamo proiettare il nostro cuore fuori dalle gelle di muro della nostra civiltà, sazia e disperata, fino a farla arrivare colmo di amore e carità gratuita in mezzo ai nostri fratelli più piccoli. Se saremo capaci di fare questo, scopriremo dove abita la vera gioia, nei bisognosi che sorridono più di noi, nelle loro mani sempre aperte per stringere nel tono d'accoglienza la mano dell'ospite, che considerano come un dono gratuito. Vedremo nei visi delle tante mamme trepianti per la sorte dei propri figli il viso della Vergine Maria, che nel compreso di tutti questi elementi il seggio non viene mai lasciato fuori. Scopriremo che rendere gli altri felici è una gioia straordinaria. La pena condivisa riduce il dolore a metà, ma la gioia, una volta condivisa, la si trova centiplicata. Se volete sentirvi ricchi, non avete che da aggiungere a tutto ciò che possedete quelle cose che i soldi non possono mai acquistare. Aiutate i vostri fratelli, senza esitare. Scacciate l'indifferenza e fate tutto questo con amore. Io ti ringrazio. Ti saluto. Grazie. Scusa perché qualcosa non ho letto bene, perché sto in un bosco e non vedo bene. No, no. Perché sto in condominio, ho paura che disturbo. Hai letto benissimo. A quello accanto a me. Ecco. Scusami, saluto tutti. Buonanotte. Buonanotte. Tante cose. Altre ciao. Tante, ciao. Ringraziamo, grazie. Perché il capitolo che ci ha letto è veramente bello. L'indifferenza è padrona del mondo. Che ne sappiamo noi se è una vittima di questa società, se è stata vittima di questa società, quel barbone che aveva perso la casa, la famiglia, tutto, e si era ridotto a vivere sulla strada. Che ne sappiamo? E vediamo. Telefonata? Sì. Pronto? Pronto? Ella? Sì, Lori. Ho ripreso la linea. Guarda che fortuna. Oggi allora, sì. Voglio fare tanti auguri alla Flora di prima. Voglio dare un bacione a Isaura. E di nuovo saluto tutti. E voglio ringraziare lo Iesino e lo voglio invitare qui a Riccione. Sia io che Massimo lo invitiamo a casa nostra. Iesino, come contattarti? Poi se mi fai il favore di intervenire e dirmi come è andata a finire il nostro zuccherificio, che cavolo ci vogliono fare? Ti prego, rispondimi. Benissimo. E voglio dire e aggiungere solo questo. Io sono una ribelle. Ciao Ella. Ciao Lori. Ciao. Ciao carissima. Un saluto a te, a Massimo, e una serena notte. 07 34 96 6353. E vogliamo mettere un brano? Un attimo, sì. Nel frattempo potete formulare il numero. Ecco, un attimo, che c'è la telefonata. Sì, sì. Pronto? Ella? Sì? Dico a Lori, dopo chiudo subito.
anche se le telefonate più corte, ma non importa. Dico a Lori che una delle prossime telefonate, i prossimi giorni, vi spiegherò la questione dello zuccherificio. Anche domenica? Sì, anche domenica, non c'è problema. La ringrazio per l'invito. Ah, giovedì, oppure giovedì. Può darsi pure, hai visto mai. Sì. Quasi ci sentiamo su internet in qualche modo, adesso non c'è nessun problema. Prima mi sono dimenticato di dire un'ulteriore cosa. A noi questi signori ci mandano in pensione a 67 anni. Perché loro per par condicio ci vanno a 60 anni? Me lo spieghi? Stanno 5 anni in Parlamento, 60, hanno 3.000 euro di pensione pronta e la vecchina deve andare, ieri sera abbiamo visto su Quinta Colonna, a prendere a Milano sui cassonetti perché prende 460 euro di pensione. Questi sono i criminali d'Italia. È vero. E noi ci stiamo giocando, cari signori, quella bontà che un tantino si era costruita, che il popolo stava un tantino bene. Adesso vogliono riportare di nuovo il divario enorme tra il riccone e il povero. Proprio ieri sera Brunetta, sulla trasmissione in onda, sulla 7, ha detto abbiamo abbassato gli stipendi dei pubblici, abbiamo abbassato qua, abbiamo abbassato là. Ma dove l'ha abbassati? È il popolo dà il voto a questa gente, che non si lamentassero i prossimi mesi, i prossimi anni in questa radio, non si lamentassero. Ciao, bene, ciao, saluto Lori, ciao. Ciao, saremo lo Iesino che ha consumato solo 3 minuti che ha risposto a Lori. Adesso basta. E vediamo la prossima. Pronto? Ella, buonasera. Ciao Gino. Non volevo entrare. Mi arrabbio e basta. Ecco, siamo tutti arrabbiati. Sì, però troppe cose. A me mi dà l'impressione che la maggior parte della gente parlano, ma parlano per loro stessi. Non pensi. Guarda, tu ella non pensi, però io te la prendo la lunga. Ai tempi nostri non era mica così. No. Perché? Perché noi eravamo quelli, cara ella, che non avevamo paura di nessuno, forse perché eravamo usciti dalla guerra. Facevamo meno che i ruffiani, carella. Tu, io dico così, dopo ognuno la vede come vuole, io parlo per me, più che altro uno sfogo per dire, o per far capire però alla gente, che le cose bisogna che ce le facciamo da noi, non ce le fanno. E come dice lo Iesino, dobbiamo saper fare anche noi. Non aspettare che gli altri ce lo fanno, perché lo fanno a modo loro. Ella, io ti ho detto che noi eravamo fatti in questo modo, ma perché? Perché eravamo abituati a soffrire. Brava, però ella, non avevamo paura di... Che poi c'erano i valori, come ho detto a Roberto, i nonni dicevano la parola onore. La fedina pulita. La parola era parola, era, valeva più la parola di ieri che quello che uno finisce mai oggi. E quello di oggi magari ti dice, ma no, sarà una cosa, invece ai tempi, forse tu non te lo ricordi, perché tu sei più giovane. Per esempio, quando andavano i contadini alla fiera per vendere le bestie, c'erano i famosi sensali, no? Sì. Ecco, e perché che fermava qualcuno, gli si dava la mano, però... il sensale gli dava una botta per spartirle, no? Sì, sì. Per dire, siamo tutti d'accordo. Eva, questo era qualcosa, sai. E poi dovevi essere pulito. Certo. La fedina d'onore si chiamava, sì. E invece adesso chi è che ha questa fedina pulita? Ma chi ce l'ha, ella? Siccome
dove ci sono gran parte tutti rifugiati, e a me questo mi fa arrabbiare, perché ti dico una cosa: quando uno stava a lavorare era un dipendente o dello Stato o di privati, non è che lui poteva lasciare il lavoro neppure per fare gli affari suoi di casa.